Buonasera e benvenuti a tutti gli amici. Questa sera avremo come relatore il professor Giuseppe Lazzaro, specializzato in psicologia clinica. Ci parlerà della resilienza, una parola che da un po' di tempo sentiamo anche in altre occasioni, anche in incontri televisivi e la capacità cioè di saper reagire alle situazioni trovando sempre una soluzione è come quella pubblicità che dice quando non c'è una strada gli italiani ne sanno inventare una e proprio perché molte volte questo è necessario quindi ascoltiamo il nostro professore e grazie ancora per il suo intervento e per la sua collaborazione alle attività dell'Università Minerva. Buon ascolto. Benvenuti a tutti voi. Ringrazio la professoressa Laddomada per questo suo gentile invito. La resilienza nei bambini. La resilienza è ormai una parola che eh, leggiamo un po' dappertutto. Eh... È come un darci forza, è come un darci coraggio. Eh, il nostro modo di eh, comunicare oggi rispetto al passato è sicuramente molto cambiato, anche alla luce di quello che abbiamo vissuto di recente. Il nostro modo di comunicare è, si è spostato eh, prevalentemente eh, sui social, si è spostato prevalentemente su canali interattivi che eh, non prevedono più la presenza della persona. Per cui molti passaggi, molte nozioni ci vengono date attraverso l'utilizzo di frasi di incoraggiamento o eh, frasi ad effetto. Eh, questo è un, un po' il nostro nuovo modo di comunicare. Per cui questa parola, la parola resilienza, viene un po' propagata eh, per... Eh, per trasmettere un po' quel concetto eh, che, ehm, che ci permette di attraversare le fasi difficili, le fasi complesse della nostra esistenza, per poi diventarne più forti. Ora proviamo a trasferire un po' questi concetti che un po' tutti conosciamo, perché eh, magari l'aspetto la, eh, positivo del social è il fatto che c'è una... Um, condivisione culturale che non può essere accademica, non può essere universitaria, non può essere uh, scientifica, perché la scienza fa, va fatta eventualmente in altri contesti, in contesti più appropriati. Cerchiamo, però, di trasferire tutto quello che noi uh, negli ultimi anni abbiamo appreso in riguardo, in riguardo alla resilienza, no? questa parola che viene spacciata. Uh, viene spacciata come una parola positiva. È giusto, è una parola che riguarda il nostro modo di vivere la nostra esistenza. Tra l'altro la, uh, la parola resilienza viene presa in prestito dalla scienza dei materiali. Quando un materiale subisce una deformazione, questo materiale può ritornare alla sua forma originaria, e questa è la resilienza. A livello psichico, però Cerchiamo di ragionare proprio da un punto di vista psicologico, eh, non da frase fatta, non da frase ad effetto. Cerchiamo di ragionare da un punto di vista psicologico reale, per quello che è realmente la psicologia. Eh, non dobbiamo cadere nell'inganno che la psicologia sia eh, un discorso eh, di, eh, ad effetto, non sia un discorso di... Eh, di 3-4 parole di 3-4 frasi messe lì per, per creare clamore, per creare uh, quel sentimento insomma, un po', un po vago no? rispetto a, al come vivere la, no la nostra uh, realtà, perché credo che la realtà sia altro. Cosa voglio dire con questo? Che molto spesso noi ci ritroviamo, questo influ influenza noi, influenza anche il modo di vivere. Dei nostri figli, perché i nostri figli imitano il nostro, uh, il nostro pensiero, molto spesso uh, assorbono quello che noi diciamo in famiglia, e uh, magari in famiglia non ci dicono niente, ma poi all'esterno uh, trasferiscono il nostro pensiero. Cosa voglio dire? Dicevo, uh, molto spesso uh, si è propagato un modo di pensare che uh, non credo sia molto opportuno, un modo di pensare eh, in cui eh, gli eventi della vita possono essere positivi e negativi. Io direi che gli eventi della vita sono eventi della vita, perché da un evento negativo, da un evento luttuoso, un evento eh, che magari ci fa soffrire tanto, ci ha fatto tanto soffrire, posso andare a cercare dentro di me quali sono quelle competenze giuste per innanzitutto accettare quello che mi è accaduto e molto spesso eh, l'accettazione eh, è un discorso così profondo che non avviene perché ci sono dei cond condizionamenti familiari, condizionamenti sociali eh, oppure eh, delle difese così alte che non ci permettono di accettare magari quello che ci è accaduto nella nostra esistenza. Ora, è chiaro che gli eventi negativi, gli eventi eh, luttuosi eh, ci sono, esistono, però non, non me la sento di dividere la realtà in positiva e in negativa. La realtà è unica, la realtà è complessa e molto strutturata, no? Quindi io eh, cercherei di mettere insieme questi aspetti della realtà e dall'altra parte mettere eh, una psiche che cerca il proprio adattamento alla realtà. Cosa voglio dire con questo? Che se noi facciamo un parallelismo tra quello che è il mondo biologico, la biologia che cosa fa? Cerca il proprio adattamento con la realtà. Questo potremmo farlo anche a un, ad un livello psichico, perché dobbiamo ricordarci che mente e corpo vanno insieme e se mente e corpo sono in equilibrio, esprimiamo meglio anche la nostra spiritualità. Sono tre aspetti della nostra realtà che, eh, che ci riguardano e che, eh, di cui dovremmo prendercene cura, sin da piccoli. Per cui eh, molto spesso noi dovremmo cercare di capire come è strutturata la psiche facendo riferimento alla biologia, perché la biologia si vede, il corpo si vede, la psiche molto spesso non riusciamo ad afferrarla, diventa un qualcosa di impalpabile, un qualcosa di, eh, di... che non riusciamo un po' ad afferrare. Ecco perché in passato i, il, i trattamenti terapeutici eh, duravano tantissimi anni, ora si parla ad esempio di psicoterapie brevi, perché si affronta la tematica che eh, è dolente per quella persona, no? E poi la persona stessa cerca dentro di sé quelle che sono le caratteristiche e le competenze di quella persona per affrontare uh, il proprio dramma interiore. Perché ognuno di noi ha un proprio romanzo personale, ognuno di noi ha una propria esistenza ed è uh, differente rispetto all'esistenza di un'altra persona. Così come i bambini. I bambini hanno una... Uh, grande bellezza, una grande complessità e molto spesso noi adulti cerchiamo di entrare nel loro mondo ma non ci riusciamo perché i bambini vivono la propria esperienza in maniera forse eh, diversa da noi perché noi abbiamo sviluppato delle competenze che ci portano a vivere eh, svolgendo i nostri compiti come, come una sorta di routine i bambini vivono almeno fino alla prima preadolescenza fino alle porte dell'adolescenza, in, in una sorta di mondo fantastico, in una sorta di mondo magico, e eh, i bambini, eh, fino alla preadolescenza, fino all'adolescenza, alla, diciamo alla, mh, agli albori dell'adolescenza, giocano ancora con le bambole, con le macchinine, perché loro eh, hanno bisogno di questo tipo di linguaggio, hanno bisogno di fantasticare sulla realtà. Proprio così loro strutturano la loro intimità, la loro individualità. Proprio così loro diventano individui. Lo abbiamo fatto anche noi quando eravamo fanciulli. Poi ci siamo ritrovati a, ad affrontare le problematiche della vita. Ora, molto spesso, ehm, noi, noi, come genitori, quando osserviamo un bambino che gioca, Vorremmo richiamarlo alla realtà, vorremmo richiamarlo alla responsabilità, vorremmo richiamarlo no, al compiere il proprio dovere. Il dovere di un bambino è proprio quello: il dovere di un bambino è proprio quello di giocare, e, e questo è un aspetto che abbiamo un po' messo da parte, abbiamo un po' dimenticato, proprio perché il bambino si esprime attraverso il gioco. Faccio un esempio: se nella vita di un bambino è venuta a mancare una persona importante, una persona di supporto. Come si può aiutare quel bambino? Si può aiutare solo attraverso l'esperienza del gioco, attraverso uh, gli aspetti favolistici, uh, attraverso gli aspetti del disegno, attraverso la creatività. Proprio perché attraverso questo linguaggio si riesce a dare a ad un bambino quella strada, quella, uh, quella sorta di... Uh, come, come dire, eh, quella sorta di possibilità che lo aiuta a, ad elaborare eh, il suo vissuto e quindi questo lo aiuta a diventare più forte. E molte volte noi come adulti, noi come genitori o come insegnanti ci facciamo carico delle emozioni dei nostri figli o, o dei nostri bambini perché vorremmo proteggerli dagli aspetti un po' cupi dell'esperienza umana. Fatto sta che dentro di noi ci sono diverse emozioni, quindi abbiamo emozioni di gioia, eh, emozioni un po' più leggere, no? che ci portano a volare come, come farfalle, ma abbiamo anche delle emozioni che è giusto che i bambini possano sperimentare e... Eh, cercare di sentirle perché le devono conoscere. Come adulti ci ritroviamo quindi molto spesso sia a proteggere i bambini dalle proprie emozioni e, e, e questo non è un modo opportuno di educare un figlio o un, uh, un discepolo uh, o un allievo. Un modo opportuno sarebbe quello di lasciare uh, questi bambini nel, nel vivere le proprie emozioni in maniera molto spontanea. Le emozioni non vanno neanche spiegate ai bambini, non si può neanche dire a un bambino tu in questo momento stai provando tristezza, oppure chiedere a un bambino che cosa stai provando. Il bambino sta, si sta formando, si sta, si sta evolvendo, sta diventando un adulto, per cui eh, difficilmente ti risponderà, non riuscirà mai a risponderti. Perché mentre noi abbiamo un modo di vivere eh, razionale, perché per noi è una nostra eh, difesa no? razionalizzare le cose, in psicologia la razionalizzazione è una difesa, per cui si razionalizzano le cose per cercare di adattarci al nostro vissuto, al nostro ambiente, alle nostre relazioni, al nostro lavoro, il bambino ha un modo suo di esprimere le emozioni, un modo suo di esprimere la propria esperienza ed è giusto che lui stesso riesca a misurarsi con questi, con questi aspetti. E noi molte volte abbiamo eh, un atteggiamento di invadenza nei loro confronti e non gli diamo quella possibilità di diventare individui, di diventare adulti. Ecco. Forse una, un primo aspetto che uh, può dare ai nostri figli la capacità di sviluppare la resilienza è proprio lasciarli misurare, con, uh, si devono misurare con le proprie emozioni, con le proprie esperienze. E uh, anche in un ambito scolastico, quando ad esempio c'è un, una difficoltà, una problematica con un insegnante o con un amichetto, è vero, un genitore vorrebbe risolvere tutti i problemi al figlio. Ma questo non è un modo opportuno di educare alla resilienza. Educare alla resilienza significa lasciare al proprio figlio sperimentare anche quelle emozioni che, ehm, che magari ti portano a, a, a stare in uno stato cupo, uno stato di malinconia. Eh, oggi noi ci siamo abituati a ragionare per categorie diagnostiche. Per cui molto spesso, magari, un figlio che, sta, uh, che è triste subito diventa un figlio depresso. Attenzione a, uh, a dire a, a un figlio una parola del genere. È un figlio che magari sta vivendo la sua malinconia ed è giusto che sia, uh, che possa vivere questo, questo tipo di emozione. Così come è giusto che debba vivere la sua emozione di gioia. Ora. Quello che uh, è il messaggio che magari deve passare rispetto a, uh, a noi come adulti e ai bambini per esprimere al meglio la nostra esistenza è quello che gli eventi arrivano, arrivano gli eventi, e quello che dovremmo forse imparare a fare a vivere pienamente gli eventi cosiddetti negativi che, che poi fanno parte dell'esistenza di ognuno. Ecco perché molto spesso noi non accettiamo le cose. Perché se, ad esempio, arriviamo a eh, vivere un discorso di perdita, eh, è un dolore profondo, ma il discorso della perdita, se la vedi da un punto di vista biologico, psichico, rientra poi in un ciclo di vita. E queste sono cose che noi non possiamo cambiare, fanno parte dell'esistenza di ogni uomo. Per cui accettare quelli che sono gli eventi, eh, sia negativi eh, per così dire, eh, ci deve portare ad accettare anche gli eventi positivi. Eh, guardate, molto spesso noi ci ritroviamo a vivere, ad esempio, eh, la laurea di un figlio o un matrimonio di un amico. Eh, noi queste emozioni molto spesso le smorziamo perché abbiamo paura che se viviamo una bella emozione automaticamente ci deve succedere qualcosa di brutto. Questi sono dei meccanismi psichici profondi che magari si sono, uh, si sono strutturati dentro di noi. Ecco perché è importante valutare gli eventi di vita come eventi di vita che arrivano e che ognuno di noi deve poter vivere nella propria profondità. Quindi un elemento che ci fa male, che ci fa soffrire, voglio dire, la sofferenza fa parte della vita, non la possiamo scartare, non la possiamo mettere da parte, fa parte della vita. Per cui proteggerci dalla sofferenza significa non riuscire a vivere. Ecco perché, ecco, in questo campo, no? in questo modo di pensare in questo ragionamento ci rientra anche la resilienza se un bambino ha litigato con il suo amichetto io come genitore non posso andare faccio per dire a picchiare la, la, il genitore del, del bambino del compagno no, con cui un bambino ha litigato perché non riuscirei a dare a mio figlio la possibilità di uh, cavarsela da solo ecco l'ho ecco, detta alla fine la resilienza è la mod modalità che ognuno di noi ha di cavarsela da solo, se la deve cavare da solo, un bambino deve cavarsela da solo. Cosa rappresenta la struttura familiare? La struttura familiare per un bambino rappresenta una sorta di sicurezza, per cui se il bambino è spinto nella, nel discorso proprio di sperimentare il mondo, di sperimentare le relazioni con gli altri, è spinto dai genitori, ma i genitori rimangono lì ad osservare, pronti ad accogliere magari un momento di delusione, di frustrazione, che, ripeto, fa parte della vita. Non possiamo negare, ecco, una sorta di, no, di difesa che noi abbiamo, la negazione. Noi molto spesso neghiamo le cose perché effettivamente è difficile entrare in uno stato di sofferenza. Però, ad esempio, facciamo, facciamo un ragionamento per noi adulti. Se noi viviamo in uno stato di sofferenza perché magari c'è stata una separazione da un amico, un momento di dolore, un momento di lutto, un adulto riesce a superare quel momento di dolore soltanto se affronta il proprio dolore, soltanto se riesce a guardarsi dentro, se riesce ad affrontare la propria sofferenza. In questo caso c'è proprio un discorso di resilienza. Ecco questa parola tanto amata. Non è, una parola, uh, non è una parola da Facebook, non è una parola da, da frase d'effetto, è una parola che ci riguarda nel senso che ognuno di noi uh, piano piano impara, acquisisce uh, quei modi uh, sia di pensiero che di emozioni, che di esperienza, uh, che, che lo portano ad affrontare. Uh, quello che si sussegue nella vita. Ora, eh, gli psicologi e gli studiosi hanno anche eh, definito no, nel ciclo della vita quali sono le tappe più importanti, però ognuno di noi ha un mondo a sé, ognuno di noi ha un modo di esprimere il proprio, il proprio vivere eh, in maniera differente da un altro. Una persona può essere forte in un ambito ma essere fragile eh, in un altro ambito. Ed anche questo è una caratteristica, anche questa è una caratteristica che eh, ci distingue, che distingue gli esseri umani. Ecco perché ognuno di noi è un contenitore di esperienze. Ed ecco perché io non credo nella divisione di esperienze negative da esperienze positive. Ognuno di noi è un contenitore di esperienze e ognuno di noi vive la propria esistenza accettando, tra virgolette, le esperienze che eh, ci fanno stare male, accettando le esperienze che ci fanno stare bene. Ora, è ovvio che poi, proprio perché eh, ognuno di noi tende al benessere, tende alla vita, Uh, si, cerca, no? si cercano quelle esperienze, no, scusate, si cercano quei modi, quelle competenze, quelle forze interiori che ci portano a vivere la nostra vita uh, serenamente. È quello che poi cerchiamo tutti, no? La serenità. Che l'illusione della felicità, di, di, fino a pochi anni fa, magari ce l'avevamo tutti, no? Però se, se tu parli con la maggior parte delle persone, ti dice: Io non voglio essere felice, voglio essere almeno sereno. E può essere pure che quella serenità è un discorso no, di, legato ad, ad una felicità. La felicità arriva quando, quando una persona magari ha raggiunto un obiettivo, è riuscito a realizzarsi in un ambito, ma la felicità è, è una sorta di emozione fallace, no? c'è un'emozione passeggera. Uh, un'emozione che poi uh, ti, ti porta, no? perché quando tu ti realizzi in un ambito subito, psichicamente vuoi fare altro, ma è giusto che sia così perché la psiche è dinamica, la psiche non è un fatto sta, uh, statico, ecco come la nostra biologia, la nostra biologia è così, uh, noi biologicamente siamo portati a, al cambiamento, noi cambiamo, psichicamente noi cambiamo, ed ecco un altro aspetto della resilienza, il cambiamento. Gli eventi della vita ci portano ad una sorta di eh, cambiamento. Guardate, in psicologia questo è un aspetto importantissimo perché ci porta ad, ad adattarci a quella che è la nostra esperienza. Eh, biologicamente l'adattamento viene ricercato proprio per una sorta di evoluzione eh, della specie. In psicologia l'adattamento viene uh, uh, spinto, uh, spronato, uh, ricercato uh, proprio perché una persona possa esprimere il proprio vivere con, uh, con una sorta di completezza, uh, con una sorta uh, di, um, di risposta, uh, risposta rispetto a... Uh, um, come, come dire, come posso esprimere questo concetto? Cioè, eh, l'adattamento fa parte della nostra psiche perché crea quella giusta combinazione di forza, di fiducia in se stessi, di, di flessibilità mentale che eh, ci, eh, ci porta a, ad, ad, ad addestrarci, no? A, a vivere pienamente gli episodi della nostra vita. La resilienza è un discorso che eh, possiamo associarlo a sia ad un temperamento personale, ma anche ad una sorta di carattere, perché noi abbiamo un temperamento quando nasciamo, no? fa parte proprio di una sorta di profondità biologica e psichica, ma abbiamo anche, una sorta di, eh, abbiamo anche un carattere che è eh, appreso da, ehm, da quelle che sono le relazioni familiari, da quelle che sono le relazioni scolastiche, da quelle che sono, da, eh, quelle che sono le relazioni tra amici. Quindi, tra queste due componenti, quello che possiamo imparare, quello che possiamo apprendere è a sviluppare un giusto uh, grado di resilienza. Uh, sviluppare questo giusto grado che ci permette di affrontare le difficoltà della nostra vita arrivando ad una sorta di cambiamento. Cambiamento uh, io non sono abituato a fare discorsi Uh, di, di stupore, ma dobbiamo sempre ancorarci alla realtà, dobbiamo sempre ancorarci a quel senso del reale che ci porta ad essere persone mature. Eh, anche un bambino nella propria età no? e, e nella propria evoluzione raggiunge la propria maturità no? attraverso quelle che sono le tappe della crescita. Ad esempio, una mia insegnante faceva spesso l'esempio che um, uh, al parco vedi dei bambini che magari si allontanano dai genitori e poi si avvicinano per poi ritornare ad esplorare il mondo, poi magari girarsi ed osservare se i genitori ancora ci sono. Questo è un modo, è una sorta di interazione che si crea eh, che ci spiega quello che è la curiosità di un bambino. Quello che è la voglia di esplorare il mondo di un bambino, è quella che è la voglia di un bambino di, eh, di apprendere le modalità giuste per stare al mondo. Questo, tutto questo viene sviluppato in un ambito scolastico, ad esempio, in un ambito familiare o in un ambito di relazione tra amici, come, come dicevo prima, in cosa aiuta la scuola? Nella scuola la scuola è, innanzitutto il primo Uh, tempo di un bambino, uh, di un ragazzo, uh, per sperimentare la propria vita sociale. La vita sociale. È... Noi dobbiamo pensare che la maggior parte delle difficoltà di noi adulti, di noi esseri umani, uh, vengono rappresentate attraverso una... Uh, una sorta di relazione sbagliata con gli altri, è una relazione in cui magari invece di sentire gli altri ci si sente in una solitudine profonda, ma questi sono discorsi psichici, emozionali, esperienziali che magari ognuno di noi si porta dietro seguendo dei gradi, ad esempio, no? Perché magari facciamo riferimento a quella, a riferimento a quella che è stata la nostra esperienza nell'infanzia. Ecco, un bambino attraverso la vita sociale forma il proprio apparato psichico, il proprio carattere e le esperienze di difficoltà lo aiutano a, um, a poter uh, innanzitutto diventare maturo, innanzitutto diventare sempre più individuo. Jung diceva che dobbiamo diventare sempre più simili a, a, a noi stessi per essere individui. Ecco, un bambino attraverso le difficoltà che vive, impara a conoscersi, impara a vivere se stesso e, eh, e riesce a rapportarsi meglio con se stesso e riesce a rapportarsi meglio con il mondo che lo circonda. Uh, un altro aspetto della scuola è proprio il rapporto con l'autorità degli insegnanti. Uh, molto spesso uh, noi ci ritroviamo a, magari a discutere su una frase di un insegnante o su un modo di fare di un insegnante. Questo non è un aspetto positivo perché per un bambino un insegnante rappresenta un, è un affetto diverso rispetto all'affetto della famiglia, per cui un bambino si sperimenta anche attraverso uh, questo legame che si crea con una persona esterna, ma una persona che educa. Ecco perché si parla di interazione scuola-famiglia. Per cui se io vado a criticare ogni volta quello che un insegnante ha fatto con... Con un figlio, con un bambino, non, non sto aiutando mio figlio a vivere eh, in una sorta di apparato sociale dove ci sono degli usi, dove ci sono eh, delle leggi eh, sottintese, dei modi di fare sottintesi, che fanno parte della socialità. Anzi, metto in discussione ogni volta anche quello che mio figlio può provare per un affetto diverso, per una, un, 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 scusate, un educatore diverso. Uh, questo è un aspetto che forse va curato meglio nel, nell'interazione tra scuola e famiglia, eh, perché si entra proprio in una sorta di competizione. Noi ci siamo abituati negli ultimi anni a trasferire questo aspetto ai nostri figli: un aspetto di competizione. Devo competere con gli altri. E questa non è resilienza, ecco, questa non è resilienza. Competere con gli altri, essere più bravo della classe, essere migliore di, del, del mio amichetto, non è resilienza, eh, sono, sono una sorta di condizionamenti che noi creiamo nella mente dei nostri figli e che, che non aiutano, non aiutano. Eh, perché nel momento in cui questo ragazzo si troverà a competere, si troverà a fare un confronto con gli altri, parte già con questa frustrazione interiore che, che, che ha creato. Che, che non gli fa bene, non, non gli dà quella, quel germe di speranza che eh, potrebbe eh, eh, aiutarlo a vivere la propria esistenza con più fiducia in se stesso. Perché se io creo competizione, è chiaro che un domani nel mondo del lavoro, nel mondo delle relazioni, nel mondo familiare, non riuscirò a vivere al meglio eh, la mia frustrazione perché vedrò il mondo come un modo, un, un luogo dove io devo combattere con gli altri. È vero, che, eh, è vero che la vita è una giungla, è vero, questo è vero, però potremmo anche insegnare un qualcosa di diverso ai nostri figli. Invece di eh, insegnargli, invece di trasferirgli questo concetto di, eh, di competizione, potremmo anche trasferire loro un concetto di cooperazione, che è, eh, è più, eh, diciamo, più legato proprio al mondo dei bambini, perché i bambini sono più portati alla cooperazione rispetto a noi adulti. Quindi con questo noi che cosa diamo ai nostri bambini? Noi diamo la possibilità di acquisire un metodo di vita eh, senza interferire troppo con, eh, con quelle che la nostro, sono un po' le nostre convinzioni che magari ci portano a, a vivere il nostro mondo uh, perché magari dobbiamo uh, combattere, dobbiamo uh, farci spazio tra gli altri. Questo è un modo che crea nei nostri figli una sorta di resilienza, una, una sorta di competenza uh, diversa rispetto a quella che magari uh, può essere un modo di vivere. Uh, non, uh, non opportuno perché se io ho creato una, una, una massima competenza ad esempio se io ho spinto mio figlio a diventare il massimo musicista della scuola o, o tutto il resto va bene, sarà finita questa esperienza però mio figlio poi si ritroverà a vivere tanti altri aspetti as si ritroverà a vivere tanti altri aspetti della vita in maniera frustrante per cui la competenza va insegnata, va donata, va trasferita ai nostri figli rispetto un po' alla realtà un po' più complessa. No? Mi sento di dire che tante volte noi trasformiamo i nostri figli come, una nostra, come se fossero una nostra proiezione, come se attraverso la gloria che un figlio riceve durante il saggio scolastico io possa sentirmi superiore agli altri. È un modo non opportuno eh, che, che, che noi eh, possiamo utilizzare per aiutare i nostri figli a sviluppare quella famosa resilienza di cui, di cui stiamo parlando. Quindi che cosa facciamo con i nostri figli? Proprio Qual è la cosa opportuna eh, per educare un figlio? È trasferire loro la capacità di risolvere i problemi, le problematiche che loro incontrano nella, nella vita, i problemi poi a scuola. Loro li vivono perché poi devono imparare, e vivono magari le materie scolastiche, a volte con più facilità, a volte con, con un peso. Noi come genitori non ci possiamo sostituire alla vita dei nostri figli, anche da un punto di vista didattico, e non possiamo neanche eh, eh, punirli perché magari un giorno non sono riusciti a, ad arrivare ad un certo livello, no? Perché poi ci sono delle fasi evolutive, magari se un bambino non è riuscito a raggiungere questo obiettivo lo raggiungerà domani fra una settimana, è proprio un fatto proprio biologico, cerebrale, eh, di, di competenza no? proprio eh, di, di un bambino. Tutto questo poi parte dalla famiglia, è, la famiglia è una palestra di vita dove un bambino effettivamente si misura. Uh, rispetto a, uh, a quello che poi andrà a vivere fuori dalla propria realtà. E fuori dalla propria realtà ci sono gli amici, dove esiste il confronto sociale, dove un bambino può eh, creare legami esterni e dove esiste proprio un'interrelazione sociale che aiuta proprio il cervello del bambino a svilupparsi e a maturare in maniera adattiva, in maniera opportuna. Quindi per riassumere: uh, Direi che la resilienza è la capacità di adattarsi alla propria realtà, valutando gli aspetti, tutti gli aspetti nella propria complessità, per dare una giusta risposta eh, rispetto a, proprio, eh, a quella che è la, il proprio vissuto personale, la propria storia personale. Quindi, eh, non, mi, non mi rimane eh, che ringraziare la professoressa Raddomada per questo. Suo gentile invito e ringrazio tutti voi dell'Associazione Minerva. Grazie e alla prossima occasione di incontro. Buona serata. Bene, ringraziamo il professor Giuseppe Lazzaro, il nostro amico Giuseppe e soprattutto è importante quello che lui ci ha voluto comunicare: la resilienza nei bambini, cioè l'invito a noi genitori, a noi nonni, di permettere ai bambini di sperimentare le loro emozioni, soprattutto di lasciarli andare avanti nella vita per affrontare le difficoltà che man mano la vita presenterà e soprattutto inculcare in loro la necessità della cooperazione e non della competizione. Quindi abbiamo anche come educatori un grande compito. Buona serata a tutti!